Tornano in positivo i conti dell'ATAC per la prima volta nella storia. Funziona la cura di risanamento dell'azienda con il bilancio del primo semestre 2018 che ha chiuso con un risultato netto di 5,2 milioni di euro. In progressivo aumento i ricavi, cresce la vendita di biglietti, maggiore lotta agli evasori, in arrivo nuovi autobus. Oltre 2.000 gli anziani coinvolti durante l'estate nel Piano Caldo 2018 di Roma Capitale, costruito sui concetti di socialità, condivisione ed inclusione. Le attività, sia di tipo fisico che cognitivo, si sono svolte in tutti i municipi. Per la prima volta utilizzate anche le strutture dell'impianto sportivo Montecitorio e dello stadio Nando Martellini. È iniziato il nuovo anno scolastico anche per gli studenti romani. Riaperte regolarmente anche le scuole dell'infanzia di via Luciano Conti e di Donato all'Esquilino. Nei mesi scorsi erano state danneggiate da incendi dolosi, riparate, hanno accolto nuovamente i più piccoli.